È morto sul colpo Domenico Di Prinzio, pensionato 63enne di Selva di Altino, rimasto vittima di un incidente frontale sulla Fondovalle Sangro. Lo scontro tra la sua Fiat 600 e una BMW berlina di colore nero, guidata da un ventenne di Casoli, è avvenuto alle 7 di sabato mattina, nel tratto finale della statale 652. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri della compagnia di Ortona, che hanno eseguito i rilievi di legge. Una distrazione o la velocità sostenuta dell'auto di grossa cilindrata che viaggiava in direzione mare potrebbero essere le concause dello scontro avvenuto all'imbocco della curva. Sull'asfalto è ben visibile una lunga striscia lasciata dagli pneumatici della BMW in frenata. Verosimilmente il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo sulla corsia opposta, in quel momento occupata dal Di Prinzio che tornava a casa dopo un bagno in mare. Diversi automobilisti avrebbero assistito alla tragica scena. La salma dell'ex operaio è stata restituita ai familiari per le esequie. Il conducente della berlina è rimasto illeso. A suo carico potrebbe scattare l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Entrambi i veicoli sono sottoposti a sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Lanciano. Il tratto di Fondovalle Sangro è rimasto interdetto al traffico per circa 3 ore.